a quanto pare la Cassazione si è pronunciata. Bitcoin è un prodotto finanziario. Davvero? Sicuri? Sarà andata proprio così? No. Ciao a tutti e buon caffè. Allora, la notizia della settimana sembra essere questa. Ci sarebbe stata una sentenza della Corte di Cassazione che, secondo alcuni, dichiarerebbe che Bitcoin è un prodotto finanziario. Ci sono stati articoli di giornale, post di vario genere che andavano, diciamo, a sostenere questa tesi, ma in realtà, per fortuna, le cose non stanno così. Come stanno veramente le cose? Vediamolo. Quando è uscita questa notizia mi ha un po', come dire, lasciato un po' stranito. Uno dei motivi fondamentali è quello per cui ho detto: strano, è la Corte di Cassazione che può decidere se Bitcoin o un altro prodotto è un prodotto finanziario? Sono loro che si prendono la responsabilità di dare questa definizione? No, mi sarei aspettato ci fosse la Consob o qualcun altro, diciamo, un po' più di quel ramo. Con questa perplessità in testa ho cominciato a fare alcune ricerche, ho cominciato a vedere un attimino alcuni punti, pareri diversi e ovviamente a andare a cercare di capire qualche cosa, perché confesso non è il mio campo, della sentenza e di quello che c'era scritto. Come si sono svolti i fatti? Perché un po' qua è il nocciolo della questione. C'era un soggetto, un privato, l'imputato di questo processo, che vendeva Bitcoin e nel venderlo li presentava come una importante possibilità di guadagno, un po' il solito discorso che purtroppo fanno spesso gli scammer, del tipo: guarda, chi ha investito in Bitcoin in questa data ad oggi ha fatto un guadagno del 90%, 120%, prospettava un vantaggio economico sul breve periodo, sul medio periodo. Non so esattamente perché siano finiti in causa, quale sia stato l'oggetto del contendere e via dicendo, ma sta di fatto che hanno fatto tutti i tre gradi di giudizio fino ad arrivare alla Corte di Cassazione. Ora, su cosa si è espressa la Corte di Cassazione? Su quello che è il suo merito, ovvero come sono andati i fatti in quel particolare caso, in quelle particolari compravendite e che cosa configuravano queste compravendite. Secondo la Corte di Cassazione si trattava di vendita di prodotti finanziari, ma non perché l'oggetto della vendita fosse Bitcoin, ma per il modo in cui veniva fatta la vendita, in base, diciamo, a quelle che erano le leve di marketing di questa vendita e quali erano soprattutto le prospettive che questa vendita lasciava intravedere, che quindi andavano a collocarlo nell'ambito dei prodotti finanziari. Perché il nocciolo della questione è proprio questo: veniva proposto un investimento, questo investimento si chiariva che poteva dare la possibilità di dei guadagni, ma essendo delle possibilità c'erano anche dei rischi, quindi fondamentalmente si chiedeva il risparmio privato, cioè quindi qualcuno che andasse ad investire in un asset con la prospettiva di guadagnarci, quindi di poi di rivendere questi bitcoin e fare un grosso margine. E questa compravendita e questo passaggio, ovviamente, siccome Bitcoin può scendere di valore, comportava dei rischi, cose che ovviamente sappiamo tutti quanti che per noi è esattamente, diciamo, la normalità, ma questi investimenti venivano proposti a persone che, diciamo, non erano esattamente del nostro settore, che quindi, come dire, venivano attirati proprio da questa favola del dire: guarda, quelle persone che hanno investito 3 anni fa, 5 anni fa in Bitcoin, quanto si sono arricchite ora. Quindi il punto non è che questa compravendita di fatto avesse come oggetto Bitcoin, ma il fatto che presentava possibilità di guadagno e rischi. Questo era l'elemento che, secondo la Corte di Cassazione, classifica quel tipo di investimento come prodotto finanziario. E che cosa ha avuto da, diciamo, da eccepire la Corte di Cassazione? Il fatto che con la vendita di un prodotto finanziario non fossero, diciamo, innanzitutto fatte da un soggetto che avesse le carte in regola, mi pare, per fare, potrei sbagliarmi, ma penso che sia così, non era un soggetto qualificato per fare vendita di prodotti finanziari, e che questa vendita, essendo di prodotti finanziari, non era corredata di tutta quanta la documentazione, in particolare la valutazione dei rischi, eccetera, eccetera, che un prodotto finanziario deve avere.
Per capirci, se questa stessa identica compravendita si fosse svolta esattamente nelle stesse modalità, ma invece di comprare e vendere Bitcoin si fosse comprato e venduto miele da caccia, autografi di Maradona, pezzi di collezione d'arte, vestiti, insomma qualsiasi altra cosa, sarebbe stato esattamente lo stesso. Perché? Perché nel momento in cui quell'oggetto veniva venduto prospettando possibilità, rischi e soprattutto un guadagno di un certo tipo, è la modalità della vendita che lo faceva diventare un prodotto finanziario. Quindi è sbagliato dire che la Cassazione ha decretato che Bitcoin sia un prodotto finanziario. Primo, perché appunto non mi pare proprio sia la Cassazione l'organismo preposto a fare dichiarazioni di questo tipo. E soprattutto perché ancora non c'è una chiara, precisa, circostanziata definizione esattamente di che cosa sia Bitcoin. E per fortuna, perché pensate a tutti quanti gli exchange o anche le vendite che possono esserci tra privati, che problemi ci sarebbero stati se un exchange deve tutte le volte venderti non dei Bitcoin o criptovalute, ma un prodotto finanziario. Vuol dire cambiare completamente il modello di business di un exchange, cambiare tutto, e il fatto che io poi ti paghi con dei Bitcoin che non sono una moneta ma sono diventati un prodotto finanziario complica ancora di più le cose. A mio modesto parere, un altro degli elementi chiave è che il problema è sempre che se cerchiamo di definire Bitcoin, diciamo retrodatandolo, comunque riportando per riduzione quello che è Bitcoin a qualche cosa che già esisteva prima, quindi rincastrarlo in un diciamo in un framework legale o economico che lo predata, è un po' un'impresa vana, nel senso Bitcoin è una cosa nuova e trovo molto difficile che potrà mai essere descritto bene se si cerca di farlo somigliare a qualche cosa di vecchio, quindi a un prodotto finanziario, solo una moneta, perché è di più. Pensate poi al problema che deriva dal dare questa definizione in un contesto ampio come quello delle criptovalute, perché se definisci Bitcoin un prodotto finanziario, tutte le altre criptovalute, tutte le altre altcoin che cosa sono? E lì veramente la cosa si complica parecchio, nel senso, noi sappiamo ad esempio Bitcoin viene utilizzato per fare pagamenti, per fare holding, eccetera eccetera, e tutte le altre criptovalute, pensate ad esempio il token DOT, dove tu fai staking, può un prodotto finanziario darti diritto di voto su, diciamo, come portare avanti un progetto software, può darti diritto di voto su adottare o meno una tecnologia? Siccome molte criptovalute non sono vincolate esclusivamente all'utilizzo del pagamento, ma cominciano ad avere una serie di altre funzioni che la moneta normale non ha e che non hanno neanche prodotti finanziari, diventa una definizione molto molto zoppa. Quindi tranquilli, anche questo giro, come dire, non siamo riusciti a imbrigliare Bitcoin in una definizione, tantomeno le criptovalute e tutto il resto del mondo che ci sta dietro. Non abbiamo prodotti finanziari nei nostri wallet, e attenzione a chi vi dice che è così, perché molti l'hanno detto, molti ci sono cascati. Io ho invece avuto la conferma di un po' di cose che sospettavo e anche gli approfondimenti da un lavoro del professor Salvatore Luciano Furnari, che ringrazio. Se avete commenti, idee, precisazioni, pareri diversi eccetera eccetera, lasciatemelo scritto nei commenti, che ne parliamo un po'. Noi ci vediamo al prossimo caffè. Ciao.